forse grazie ai 10 anni di meno, quando ci siamo conosciuti mi ha preso un po' come mascotta, avevo 16 anni, lui era già 27enne, insomma c'era una certa differenza, poi lui già aveva fatto film con De Sica, e quindi in me vedeva questo ragazzino, questo studentello, non so, si divertiva, non so perché gli sono piaciuti, insomma abbiamo cominciato a lavorare tanto insieme, poi tanti film, brutti, belli, più brutti che belli, Due notti con Cleopatra, accanto al commissariato, accanto al penitenziario, Mi permette Babbo, Un americano a Roma, che poi sono anche diventati, invece grazie a lui, dei topos, dei stracult, dei film stracult. Americano a Roma non si può più vedere, almeno a me fa questa impressione, perché è come ripassare sempre delle figurine che hai sott'occhio, quindi un po' anche si usura, però lui è sempre fortissimo. E da allora poi siamo rimasti sempre insieme, fin quando poi feci con lui un film che non è tanto diffuso né noto, che era La più bella sera della mia vita, che è ispirato a Dürrenmatt, che era un commediografo svizzero, di un rappresentante di tessuti, qualcosa che viene, capita per una panne in un castello dove ci sono dei giudici in pensione che per scherzo, per vino a cena, gli fanno un processo e poi questo si impicca perché gli tirano fuori dei suoi peccati. Il film piaceva molto a me, e anche la storia piaceva molto a me, anche ad Amidei, con la quale ho scritto, ma c'era un fondo di cattolico, anzi di protestantesimo, di rigore, ma solo di papà che si impicca per il tifo, non ci funzionava proprio. Però vedendolo, allora cambiamo il finale, moriva in un incidente di macchina, c'è la sentenza che i quattro giudici emettevano, sentenza di morte, per le sue colpe verso il padre, verso la moglie, verso i figli, quindi la sentenza è capitale, viene eseguita perché ha un incidente di macchina. Durante questo incidente ride, sordi ride, lungamente, l'ho tenuto per tutti i titoli di coda che rideva, perché rappresentava il borghese che tanto è indistruttibile, il borghese vince sempre, il borghese reazionario è talmente sicuro di sé e della sua progenie che non può morire, quindi ride. Ecco, questo film mi è capitato di vedere tempo fa e sembra ispirato a un personaggio che ancora non esisteva all'epoca, è un piccolo industriale sicuro di sé, che fa affari, dà fastidio alle donne, ha ambizioni politiche, sembrava un film di cronaca, e invece era un film del 72, credo 73. Ecco, Alberto aveva questa, dava questa possibilità, cioè essendo di genere, lui indulgeva al grottesco, ma quindi anche non alla parodia, ma alla metafora. Cioè l'italiano che fa lui nei suoi film, si dice un italiano medio, ma non è affatto medio, l'italiano medio non è così. Lui è un italiano eccezionale, però è la metafora dell'italiano, è un paradigma, non riscontrabile in natura. Ecco, questa grandezza di Sordi, questo riusciva a farlo, al contrario di altri grandi come Mastroianni, Gassman, Manfredi, Tognazzi, ma lui aveva questa capacità di
esemplarità, per cui se lui doveva fare uno un po' cattivo, e lui faceva uno che affogava le vecchiette nella vasca, e le faceva però, come dire, candidamente, naturalmente, cioè secondo un'indole e un carattere che poi in fondo c'è nell'italiano.